all'architetto Scoppola, che è assicurata la sua presenza oggi, io vorrei dare la parola al rappresentante dei comuni, perché i comuni, nella nostra visione della regione, hanno un ruolo decisivo, il paesaggio lo fanno i comuni. E certo, poi tenendo conto di tutte le regole, le condizioni che riusciamo a esprimere nel terzo piano paesaggistico, ma poi alla fine sono i comuni in trincea, in prima fila, sono loro, con il loro comportamento, virtuoso o no, che possono determinare un miglioramento, come noi aspettiamo tutti, delle qualità paesaggistiche di questa regione, o al contrario, se dobbiamo ancora rincorrere situazioni che non portano bene. Quindi vorrei chiedere all'architetto Giuseppe Chianella, c'è? Cioè, Sì, sono io. ah, scusi, Chianella, molto piacere, di intervenire. Abbiamo, credo, grosso modo, per una prima tornata, almeno 10 minuti, 10 minuti a ciascuno. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, nell'elenco degli interventi avevo avuto una scaletta dove io ero l'ultimo, quindi avrei dovuto, come dire, recuperare e riorganizzare un breve intervento. Confesso che io non ho fatto una relazione, ma sono qui a parlare esplicitamente dei comuni in relazione appunto al paesaggio, al piano paesaggistico regionale. Rispetto a quello che sta accadendo nei piccoli comuni, intanto i piccoli comuni sono entità territoriali che a mio avviso custodiscono valori, e il valore del paesaggio è uno dei valori fondamentali. I comuni però stanno vivendo, diciamo, soprattutto i piccoli comuni, le dinamiche sono assolutamente diverse tra piccoli e grandi comuni. Io parlo dei piccoli comuni, sono un sindaco di un piccolo comune e sono anche il coordinatore, regionale dei piccoli comuni. I piccoli comuni stanno vivendo una stagione, particolare. Leggi nazionali obbligano da alcuni anni i piccoli comuni a gestire le funzioni fondamentali attraverso strumenti giuridici che possono essere convenzioni, unioni o, come estrema ratio, fusioni, quindi la soppressione dei comuni e la costituzione di un comune magari più grande, ma questa cosa recentemente nell'Alto Orvietano c'è stata un'esperienza di questo tipo che è stata sostanzialmente bocciata. Dico anche che io sono uno strenuo difensore dei piccoli comuni e quindi se mi fossi trovato, diciamo così, in quei luoghi avrei votato no alla fusione dei piccoli comuni. Avrei votato no per tanti motivi, ma non per uno spirito di campanile, ma perché credo che i piccoli comuni in generale sono un valore aggiunto nella rete istituzionale. Le amministrazioni dei piccoli comuni, gli amministratori dei piccoli comuni sostanzialmente sono volontari che si mettono a disposizione senza avere indennità pregiate alle spalle e questo lo sappiamo tutti. Le leggi che sovrintendono oggi a questa gestione associata impongono appunto ai comuni di mettersi insieme per gestire le funzioni con due obiettivi prioritari, cioè rendere più efficace la gestione della funzione fondamentale, che può essere il sociale, l'urbanistica, l'ufficio demografico e quant'altro, sono le funzioni classiche dei comuni, e dall'altra parte per rendere più razionale l'uso delle risorse, quindi economizzare, efficientare l'uso delle risorse. Ora io ricordo che in questo scenario in Umbria non è stato possibile però applicare per esempio la legge 18. Per chi conosce la storia istituzionale, insomma la storia amministrativa, politica dell'Umbria, la legge 18 imponeva in qualche maniera la cancellazione delle comunità montane e la costituzione di unione di comuni molto grandi. Unione di comuni grandi, non comuni grandi. Quindi, mettere insieme in 12 ambiti, all'inizio della storia della legge 18, in 12 ambiti appunto i comuni per gestire alcune funzioni quali il sociale,
il turismo e altre e le funzioni direttamente collegate a quello che erano le comunità montane. Questa legge non è andata avanti. Non è andata avanti perché i comuni, soprattutto i comuni, i sindaci, gli amministratori, non hanno avuto la possibilità, cioè si sono in qualche maniera rifiutati di gestire questa situazione. È cambiato lo scenario istituzionale è in continua evoluzione. Oggi sta venendo meno la funzione della provincia. Dico questo perché io credo che nella preadozione del piano paesaggistico era evidente probabilmente un ruolo di questo ente intermedio. Il venir meno, per esempio, della provincia come ente intermedio, non sappiamo cosa sarà di preciso, presumibilmente un ente di secondo livello, dovrà essere tenuto in debita considerazione nella stesura soprattutto delle regole che sovrintenderanno alla gestione e all'attuazione del piano paesaggistico regionale. Quindi questo è un primo elemento sul quale io credo noi dobbiamo, tutti quanti noi dobbiamo riflettere. L'altra cosa appunto è questa questione delle gestioni associate. Più in generale, troppo spesso, troppe regole bloccano l'ordinario quotidiano dei piccoli comuni e faccio alcuni esempi. Nei comuni, nei piccoli comuni, ma credo anche nei grandi comuni, ancora non sono stati definiti i primi condoni, cioè i condoni del primo condono nella storia di questo paese, condoni edilizi. Non sono stati definiti primi, secondi, terzo condono, non sono state queste pratiche per l'applicazione della sanzione ambientale che alcuni comuni stanno regolando in questo momento, cioè alcuni comuni, soprattutto i più grandi, medi, hanno approvato dei regolamenti recentemente. Su scorta appunto di approvazione di regolamenti, i piccoli comuni stanno faticosamente regolando questa cosa proprio per rilasciare i condoni fatti, proposti, presentati ormai 30 anni fa, 25 anni fa. Cioè, questa è la situazione. Lo dico perché credo che sia estremamente importante arrivare ad un'approvazione definitiva di questo piano paesaggistico regionale che in qualche maniera consenta di tutelare quello che sono oggi i valori del paesaggio regionale umbro, sul quale tutti quanti noi, a cominciare dagli amministratori, credo condividiamo diciamo così, i principi e le filosofie che hanno ispirato appunto lo stesso piano. Ma se le norme che sovrintenderanno, che dovranno sovrintendere a questa gestione, sono macchinose e non terranno conto appunto di quello che sarà la nuova, diciamo così, ordinamento istituzionale, appunto dicevo prima, quello che sarà la provincia come ente intermedio che sostanzialmente sta venendo meno e quello che saranno le gestioni associate dei piccoli comuni, quindi gruppi di comuni che in qualche maniera faranno cose insieme, la sintetizzo in maniera estrema, probabilmente rischia che questo strumento fondamentale, cioè il piano del paesaggio regionale, rischia di non poter essere, diciamo così, applicato e gestito in qualche maniera. Questo lo chiediamo noi come istituzione prima, dovremo sicuramente approfondire come ANCI, come organizzazione dei comuni, questo strumento e io direi sin da subito, sin dall'indomani delle elezioni del 25 maggio c'è già un accordo diciamo su un percorso che noi dovremo fare con la Regione dell'Umbria per ridiscutere la legge 18 e quindi rimettere mano a questa questione delle unioni speciali dei comuni che sono diverse dalle unioni dei comuni previste dal testo unico. È una cosa un po' per chi non si è mai misurato su queste cose. Sembrano parole, però sono poi cose sulle quali ci si scontra e ci si aggroviglia in qualche maniera. Io credo che appunto è fondamentale ragionare e rivedere l'applicazione delle regole che sovrintendono al piano paesaggistico rispetto al nuovo ordinamento istituzionale che avverrà da qui, credo, a breve, perché
Credo che le province e i destini delle province non possano essere diciamo, più lunghi, cioè deve essere data una risposta appunto ai destini di questi enti. Grazie. Grazie Chianella. Una rassicurazione. Nei lavori del piano paesaggistico dell'Umbria si è anticipato il fatto che le province potevano perdere il proprio ruolo, sicché il piano paesaggistico ha assorbito tutti i contenuti dei piani paesaggistici precedenti incardinati sulle province, ma riarticolandolo su due livelli, quello della regione e quello dei comuni. Tant'è che nel piano paesaggistico si fa riferimento a due paesaggi, paesaggi regionali, sono 19, tutta la regione viene articolata in questi paesaggi, e ci sono discipline relative ai paesaggi regionali, cioè visti come espressione della presenza della regione a gestirli, e poi ci sono i paesaggi locali che dovranno individuare i comuni per armonizzare le discipline, le tutele, le previsioni di trasformazione con quelle date dei paesaggi regionali. Quindi diciamo che almeno questo era stato direttamente dalla Toscana. In Toscana è stato approvato il testo nuovo piano paesaggistico in cui la regione se la può cavare questo piano paesaggistico con una normativa molto esile, perché rinvia tutto alle province e ai comuni, tutto. E siccome sono ci sono più le province, non so come hanno fatto approvarlo. Comunque vedremo, in Italia succede di questo e altro.